La consultazione del documento, le correlazioni, la cronologia. Digitiamo ad esempio codice degli appalti pubblici e avviamo la ricerca relativa. Apriamo il documento nella lista dei risultati. Una volta visualizzato il documento cercato, sia le parole oggetto della nostra ricerca, sia i loro sinonimi, inclusi automaticamente dal motore di ricerca, sono evidenziati in rosso. È possibile spostarsi in automatico alle occorrenze successive o precedenti, cliccando sulle frecce posizionate ai lati della parola cercata. Nel documento vengono sempre citati i provvedimenti legislativi che contengono collegamenti ipertestuali visualizzabili con un semplice clic. Il nuovo Legge d'Italia Pubblica Amministrazione consente di visualizzare l'anteprima dell'epigrafe completa dei provvedimenti o degli estremi delle sentenze citate, semplicemente posizionandosi con il mouse sul link ipertestuale corrispondente. L'informazione viene comunque fornita, anche se gli estremi sono citati in modo parziale. Attraverso il menu di servizio sulla sinistra è possibile annotare i documenti in consultazione e richiamarli con il pulsante Archivio, Documenti annotati della toolbar. Archiviare i documenti in consultazione salvandoli nelle cartelle personali e richiamarli nella versione sempre aggiornata con il pulsante Archivio, Documenti archiviati della toolbar. Selezionare il pulsante Leggi dopo per differire la lettura del documento in un momento successivo alla consultazione. Richiamare il sommario del documento in consultazione. Visualizzare i documenti previgenti. Nella sezione Correlazioni è possibile attivare i diversi link che mostrano, attraverso un veloce elenco ipertestuale, tutti i documenti presenti nei vari archivi logicamente correlati a quello in consultazione, con l'indicazione del numero di documenti consultabili. Nella parte in alto del documento è possibile attivare le funzioni Sfoglia risultati, Sfoglia documento, Vedi intero documento, Vai alla prima parola trovata, Ingrandisci o diminuisci il carattere, Salva il documento, Stampa il documento. Durante la navigazione in alto viene visualizzata per ogni passaggio una stringa che evidenzia il percorso effettuato, le cosiddette briciole di pane. Grazie a questa funzione si potrà sempre tornare al punto desiderato semplicemente scegliendo il relativo link. Posizionando il mouse sulla stringa è possibile visualizzare l'anteprima con gli estremi del documento. Cliccando sul pulsante Cronologia posto sulla toolbar principale, si visualizza una finestra di dialogo in cui è contenuta la sequenza delle ricerche effettuate in precedenza. I collegamenti ipertestuali consentono un'immediata consultazione dei diversi documenti.